Parliamo del tema del workshop, l'abbandono. Allora, l'idea è quella di immaginare Marghera, vedere Marghera come una realtà lasciata un po' a sé, nel senso che il principale attore che va a modificare questo luogo diventa la natura stessa. Defrag, la deframmentazione tramite un intervento naturale e che diciamo rinaturalizza il suolo e lo potrebbe rirendere utile a una determinata produzione. Sì, un processo, poi un processo lungo per cui abbandoniamo anche un'idea di paesaggio estetizzante, lasciamo che come dire, la natura si riappropri di ciò che era stato forzatamente sottratto, quindi pensiamo che si possa creare una visione in cui gli alberi comincino a rompere tutte le parti impermeabilizzate, tutte le parti cementificate e pian piano questa terra torni ad essere permeabile. In un ciclo che potrebbe durare parecchie decine, se non centinaia di anni, e succederà che torna un certo tipo di terreno e quindi anche in una logica di bonifica, sappiamo che poi pensare alla bonifica di Marghera è quasi impossibile per i costi, si possono inserire delle coltivazioni no food e per la produzione di biogas, bioetanolo e così via. Quindi in qualche misura Marghera possa tornare anche produttiva in un'altra maniera, prima di essere restituita nuovamente alle generazioni future. Sì, alle generazioni future, così come l'altro tema che era un po' quello del Giuseppe, dell'abbandono no, anche della storia, quindi l'idea di questo terminal. Sì, diciamo che tutte le funzioni che erano da principio pensate per quest'area di Marghera, che forse più correttamente può essere relazionata agli oggetti di grande scala di Venezia, come appunto la sì, quello dello shock navi, scalare era un tema. Vengono dirottate dal porto Marghera, che noi decidiamo di lasciare a generazioni future, su un terminal provvisorio, che è un terminal assolutamente libero da un sì, amovibile, ma anche libero da declinazioni formali, per cui completamente un oggetto totalmente astratto. Questo appunto accoglie tutte quelle funzioni che erano inizialmente pensate per il porto Marghera, con l'idea che tra qualche decina, centinaia d'anni questo possa essere anche smontato e spostato altrove, dove può essere a quel punto più funzionale. Sì, c'era anche un po' l'idea anche dell'immaginario della grande nave, delle sì, utopie degli anni 70, anni 60, e quindi in qualche misura l'idea anche dell'acqua come no, un qualcosa che potesse tenere assieme alla fine il paesaggio veneziano. Allora questo tema anche dello shock scalare e delle navi che attraversano il bacino di San Marco ci sembrava comunque un tema che potesse essere messo in gioco. Certo. E poi c'era il terzo tema, che è poi quello della storia, appunto. Che è quello della storia. Un nuovo edificio prende forma sì, sopra questo grande. Quindi abbiamo pensato a questa lama, Sebastiano, questa lama alta, che è l'unico segno verticale, poi sì, invece, mentre il terminal è un segno totalmente esatto, orizzontale nel paesaggio. Questa qua sale in altezza e si staglia rompendo anche un po' questa figura orizzontale ed è un po' una scatola che racchiude un po' tutta la storia di Venezia, una sorta di un museo virtuale dove tutti i fotogrammi, le immagini, i film, i documenti possono essere rivisti e scoperti, quindi anche il visitatore può, senza per assurdo, sì, andare nella città. Sì, una specie di meta Venezia, sì, che quasi un'eterotopia. Tiene assieme anche tutte le rappresentazioni che sì, nel tempo di cui è stata fatta oggetto Venezia nel tempo, quindi dal cinema. È stata, esatto, raccoglie tutte queste informazioni che poi il turista può. Sì, è un concentrato della rappresentazione veneziana, esatto, quasi il simulacro di se stessa. Un'altra Venezia, la sì, un'altra Venezia che viene proposta ai turisti che conosco Venezia in 24 ore. Sì. Per cui è quasi un paradosso l'idea di condensare un concentrato totale di secoli di storia veneziana, della sua rappresentazione, per cui comunque non la vera Venezia, ma quella che poi è stata solita rappresentata, e viene nuovamente mostrata
il passeggero delle navi. Virtualmente. Abbiamo individuato un'immagine come simbolo del workshop, anche perché un po' giocava su un anagramma di Marghera, che è Gamera, che è questo mostro mitologico giapponese. No, Gamera è qui dentro nascosto, adesso non si vede. Ovviamente ci si sono intravede solo. I droni che lo cercano. Questa, diciamo, è la prima fase del processo di trasformazione, che poi a cui segue, no, pian piano questa erosione che avviene da parte del, un po' come scrive Zimmer in quel pezzo molto bello sulla rovina, questa lotta tra le forze diciamo della natura, che tendono verso il basso, e invece la tensione dell'uomo che va verso l'alto. Il terminal per le grandi navi è stato progettato con una sequenza di 4 elementi modulari, una piattaforma galleggiante che può essere anche allungata oppure rimossa, che attualmente è posizionata di fronte a Marghera e, diciamo, un po' prima di Marghera, a lato del canale dei petroli, che quindi non dovrebbe influire con il traffico poi del porto commerciale, e quindi crea una relazione di scala con il paesaggio e con Marghera e con Venezia, anche se poi l'idea di questo oggetto era di un'infrastruttura che quindi non è pensato come un'architettura con una declinazione né stilistica né altro, ma semplicemente un oggetto infrastruttura che contiene i terminal e crea questi paesaggi sulle coperture, che poi forse si può vedere qualche plastico che stanno finendo, quindi sono dei paesaggi orizzontali e quindi una sorta di nuovo suolo sopra l'edificio, che è lungo quasi 1,5 km, e in cui possono esserci delle attività in cui si può passeggiare e vedere dall'alto la laguna. Sì, e l'edificio riprende comunque il profilo di Venezia, diciamo, lavora come il paesaggio veneziano, quindi una linea molto sottile da cui poi spunta questo grande contenitore, sì, il museo virtuale, che riprende un po' il concetto di campanile. Si può vedere qua, ma forse si vede dove è posizionato l'oggetto. Questo è un disegno che abbiamo fatto sulle parti navigabili della laguna, e quindi l'abbiamo collocato in un'estensione, in un collegamento tra il canale dei petroli e un canale già esistente. Marghera, a nostro avviso, è un problema che non si può risolvere, o perlomeno si possono pensare delle strategie a lungo termine, ma sicuramente non può essere affrontato, vista poi anche la situazione economica, ora seriamente il processo di bonifica, che peraltro, nonostante gli incentivi, è sicuramente un processo complesso. Per cui pensare a un'ipotesi in cui Marghera possa ritornare paesaggio, ritornare disponibile per nuove operazioni in un momento in cui forse anche la situazione economica è cambiata, e significa pensare anche di renderla comunque anche produttiva, quindi il fatto di inserire queste coltivazioni no food ci sembrava una possibilità per, tra virgolette, metterla a reddito e allo stesso tempo cercare di iniziare un processo di restituzione del paesaggio di Marghera. E poi ci sembrava che anche il problema delle grandi navi, assolutamente intollerabile per Venezia, potesse trovare una soluzione nello spostare e nell'impedire che le grandi navi passino nel bacino. Quindi l'idea di questo terminal, che può comunque essere pensato come non tanto un edificio architettonico, ma un'infrastruttura modulare, che possa essere quindi amovibile, espandibile, e che in un secondo momento possa anche essere collocata in un luogo differente, ci sembrava un'ipotesi assolutamente praticabile. Così come il fatto di riflettere, questo forse non è appunto una soluzione prettamente da architetto professionista, ma ci interessava questo processo che Venezia ha subito nel tempo di diventare alla fine un simulacro di se stessa, quindi l'idea di introdurre un museo virtuale che rappresentasse poi anche tutte le immagini e tutta la maniera di intendere Venezia, no? Dalla letteratura ai film, alla musica, all'arte, alle biennali, insomma tutta una serie di
di immagini che hanno finito poi per coincidere effettivamente con l'idea di Venezia, e quindi anche un po', come dire, non voglio dire una provocazione, ma tutto il workshop aveva un po' questa idea di porre delle questioni importanti e di vedere anche la connessione tra queste problematiche che la città vive oggi, soprattutto per i veneziani, quindi non è solo una...